Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul secondo canale di calcio. Oggi andiamo a parlare della gara, anzi delle gare di Serie B che si sono disputate tra ieri e l'altro ieri. Ovvero tutte, sono già le 9 gare. Ragazzi, oggi andiamo a parlare di queste 9 gare. Allora, partendo da quell'ultima che si è giocata, il Palermo che batte il Crotone per 1-0. Palermo che vince grazie alla rete. Ma perché non mi tiro un pochino più su? Secondo voi se mi tiro un pochino più su è meglio, no? Cioè anche secondo me è meglio, tipo così. Mo sì che faccio schifo meglio. Allora no, 1-0 vince il Palermo, segna Nestorowski all'ultimo fiato, un Palermo che finalmente fa punti contro una diretta rivale alla promozione a inizio anno, anche se poi va detto che adesso come adesso, ragazzi, parlare di Crotone come diretta rivale mi sembra quasi una pazzia, quasi una follia, perché il Crotone è veramente veramente indietro sotto ogni punto di vista e non posso parlarne. Vado rapido perché sennò il video dura 50 minuti. Il Pescara batte il Benevento per 2-1. Anzi, metto pure il foglio qua, almeno mi do una mano. Anzi, ve lo metto qua, così mi do una mano, però non voglio che leggiate cosa c'è scritto e quindi metto un foglio dietro. Allora sì, Pescara che batte 2-1 il Benevento. Benevento che è in crisina. Possiamo dire che è in crisina il Benevento, ragazzi. Benevento è in crisina. Due sconfitte di fila. Pescara forte in casa, che adesso è primo il Pescara, che adesso sta correndo il Pescara. Sfrutta tutte le chance che gli capitano. Nel primo tempo ha giocato benissimo, poi nel secondo un pochino è calata, va detto. Partita divertente. Si passava dai possibili 2-2 ai probabili 3-1. Poi alla fine è finita 2-1. Pescara che comunque fa 3 punti, che tutto sommato si merita. 0-0 invece finisce tra Cremonese e Salernitana. Meglio Cremonese rispetto alla Salernitana. Una Cremonese che comunque gioca bene, una Cremonese che gioca a calcio. I grigiorossi però veramente poco concreti secondo il mio punto di vista. Potevano far meglio, potevano giocare meglio all'attacco, devono essere più cinici, mancano di cinismo. Paulinho ad esempio sbaglia tanto. Se Paulinho avesse buttato dentro prima il pallone probabilmente oggi staremmo parlando di altro. Il Foggia invece vince 3-2 contro l'Ascoli, un Foggia bellissimo, un Foggia ma che Foggia abbiamo visto? Cioè ragazzi, ma che Foggia abbiamo visto? Sarebbe un Foggia altissimo in classifica senza alcuna penalizzazione che comunque ce l'ha. Però partita bellissima, va in vantaggio l'Ascoli, poi la ribalta il Foggia e va sul 2-1, poi 2-2 e poi il 3-2 finale. Padroni di casa che giocano con il cuore in mano contro una squadra che sulla carta dovrebbe essere una rivale per la salvezza, ma il Foggia sta facendo meglio della salvezza. Foggia che, diciamo, il 30% del Foggia lo fa il pubblico, ha un pubblico veramente bellissimo. Pareggia il Carpi in casa 1-1 contro il Cosenza, un punto d'oro per i calabresi che giocano fuori casa e che appunto mirano a fare almeno il classico dei punticini. Mokulu, ragazzi, è veramente un giocatore fortissimo Mokulu. Non so cosa ci faccia al Carpi, con tutto il rispetto per il Carpi, perché me lo immagino veramente in una squadra che punta a salire immediatamente, come prima della Serie B. Diciamo che era quasi uno scontro salvezza in classifica. Peccato, perché comunque il Carpi ha, diciamo, una buona rosa. Però boh, non lo so, il Carpi ha parecchio in basso in classifica. Ha detto anche comunque che una l'ha persa all'85esimo, una l'ha pareggiata per un autogol, una l'ha persa per due calci di rigore, un'altra l'ha persa all'80esimo, oggi l'ha pareggiata all'89esimo. Questo insomma si può anche dire, però va detto anche, ragazzi, che questo succede se le partite non le chiudi, o se comunque causi rigore, o se comunque te la butti dentro da solo, cioè nel senso le colpe ci stanno ma fino a un certo punto. Il Perugia batte il Venezia 1-0, un Venezia ormai che sembra veramente abbia già lanciato le armi a terra. Non so se si chieda l'esonero di Vecchi, non so se sia stato esonerato, mi sono perso un attimo sto passaggio, ma per il momento è un Venezia da retrocessione, ragazzi. Un anno fa sarebbe stato uno scontro playoff Perugia-Venezia, ma non so io, ragazzi, ma quanto ha perso, io sapevo secondo voi quanto ha perso il Venezia con Inzaghi, cioè dall'addio di Inzaghi, quanto per me ha perso tantissimo, veramente tantissimo. Perugia che fa 3 punti importanti e che si proietta in avanti verso una possibile, probabile, ma nemmeno troppo, possibilità di andare ai playoff. Il Lecce fa una vittoria d'oro, ragazzi, veramente una vittoria d'oro, con la Mantia Mancosu vincendo 0-2 in casa dell'Hellas Verona, la squadra più accreditata insieme al Benevento per salire, forse anche insieme al Palermo se vogliamo metterci. Il Lecce che per ora è terzo, un Lecce che ha tanta roba, ragazzi, vincere a Verona è tanta tanta roba. Per il Verona invece è il secondo KO di fila e questo assolutamente non va bene. Per quanto riguarda invece Mancosu continua a segnare, questo è il quarto gol che mette dentro, tanta roba anche Mancosu, complimenti a Lecce, meno complimenti al Verona che deve riprendersi rapidamente se non vuole fare la fine del Venezia del Crotone. Brescia e Padova fanno una buona partita, il Brescia che la rigira, il Brescia che inizialmente va in difficoltà poi esce fuori le palle.
Le Rondinelle, che sono una squadra molto forte, poi hanno anche dei giocatori veramente di qualità superiore. Tonali, ragazzi, non so che cosa fa in Serie B. Veramente, Tonali potrebbe tranquillamente fare il titolare in una squadra media di Serie A, una Samp, un Genoa, un Torino, potrebbe, un Udinese potrebbe tranquillamente fare il titolare. Anche se va detto che comunque il giocatore che ha cambiato la partita, secondo me, è stato Tremolada. Quando Tremolada è stato inserito, la partita è cambiata da così a così. Poi il Brescia davanti c'ha Alfredo Donnarumma, ragazzi, che è un giocatore di categoria. Metti Alfredo in una squadra di Serie B, te fa 20 gol e te la porta su. Quindi, complimenti ad Alfredo Donnarumma. Concludiamo con la vittoria dello Spezia in casa del Livorno. Tra l'altro non mi ricordo nemmeno quanto è finita, a dirvi la verità, perché stava sul 3-1 quando l'ho lasciata. Però a parte questo, ragazzi, io non so. Adesso la domanda è questa: che cosa fareste con Lucarelli? Perché ve la faccio? Perché Lucarelli è un, per il Livorno è un po' come Totti per la Roma. Non voglio fare paragoni azzardati, però Lucarelli c'ha una storia particolare, il gesto della maglietta, dell'amore con la maglia del Livorno e tutto quanto, no? Lucarelli rispecchia il livornese. Però che fate? Lo tenete finché non andate giù? Perché è vero che va portato su e quindi insomma tanto di cappello, però è anche vero che io la panchina non l'avrei mai data a Cristiano Lucarelli proprio per questo motivo, cioè io la panchina della Roma non la darei mai e poi mai a Totti. Un Livorno che comunque è scarsino, che fa 2 punti in 6 partite, un Livorno che non è che stia girando poi così bene. Uno Spezia invece molto più quadrato, uno Spezia che mi piace, uno Spezia che non è in un buon momento. Però sapete qual è il discorso? Che lo Spezia riesce sempre a uscirne. Adesso sta giocando bene. Il discorso qual è? Facciamo questo discorso importante e poi concludiamo il video. Lo Spezia non è una squadra, perché tu dici: oh, ciao, tot di punti, sta facendo bene, poi fa male, ma fa bene. No, lo Spezia è questo: magari le partite difficili le perde, le partite facili le vince. È quadrata, è una squadra quadrata, è costruita per questo. E per me quest'anno ai playoff lo Spezia potrebbe tranquillamente arrivarci. Fammi sapere con un commento qua sotto. Iscriviti al canale come sempre, se ancora non l'hai fatto. Se ti è piaciuto il video, lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Mi raccomando, fammi sapere con un commento qua sotto e noi ci vediamo sempre qui su Sequalf IGTV.